questo caso Ableton Live sta uscendo stereo da questa scheda audio. Questa scheda audio è inutilmente un po' grossettina perché assicura una forte uscita audio che quando suoni dal vivo sui PA non è male, insomma, avere. Se no, normalmente io uso una scheda audio che è microscopica, cioè questa, che suona comunque benissimo. E però, ho capito, cioè quando faccio il DJ questa qui va super bene, quando suono dal vivo invece ho bisogno di un pochino più di potenza. Chiaramente questa scheda ha anche degli ingressi e quindi potrei anche ritornare dentro con uno strumento tipo con il Wasp o con il TB303 e potrei anche controllare tutto, però io trovo che avere invece la disponibilità di un mix, cioè proprio il lavoro fisico di tirare su e giù il fader a seconda di come ti serve, sia un grosso vantaggio. E in fondo a me basta un mixerino perché c'ho pochissimi strumenti esterni. Questo sistema di pilotaggio, diciamo, del TB, va bene, è un sistema che diciamo funziona dal vivo, però c'è di meglio, va bene. C'è di meglio e ve lo farò vedere nel setup dello studio, in cui queste macchine vengono comandate direttamente dalla scheda audio. Allora, prendo questo. Voi vedete che qui ci sono, queste qui sono due schede audio, va bene, c'hanno 24 ingressi e 24 uscite l'una, va bene, quindi per un totale di 48 ingressi e uscite. Ora, uno si chiede come mai tante uscite, perché tanti ingressi si può capire, uno c'ha tanti synth, tante macchine esterne e non vuole tutte le volte staccare e riattaccare, oppure perché le vuole sentire tutte insieme anche, e quindi ha bisogno di tanti ingressi. Tante uscite, in fondo, sì, hai bisogno di qualche uscita, per esempio per buttarlo su un eco e poi ritornare, e quindi come se fosse, usandolo come se fosse un plugin interno, però invece esci fuori e poi rientri da un ingresso. Però l'uso che faccio io di queste schede è che da queste uscite audio escono dei CV e gate, cioè dei control voltage e degli impulsi che comandano i synth, capito? E questi, allora, una volta i synth vecchi funzionavano soltanto così, a control voltage e impulse. Il control voltage gli dà l'altezza della nota, l'impulse fa partire la nota, una cosa molto primordiale, però molto efficace, perché sono elettroni, vanno a una velocità prossima a quella della luce e quindi non c'è mai nessun tipo di ritardo in questa cosa. Lo svantaggio è che la maggior parte, per esempio, non hanno la velocity, quindi non puoi dare una dinamica come invece puoi fare con MIDI. Però anche questo, come vi dicevo prima, è un limite, cioè io mi trovo questo limite. Voglio scrivere una frase, però non ho la velocity e quindi la frase viene un po' tutta alla stessa volume, va bene, tutte le note. Niente mi impedisce di suonare anche altre doppiare delle note che io voglio accentare, per dire, capito? E quindi crea un'altra traccia in cui soltanto alcune note vengono suonate e quindi hanno un accento più grave. Cioè, diciamo, questi limiti possono essere aggirati in qualche modo e a volte è anche una situazione più creativa, perché puoi fare tanti tentativi, no? Allora apro questa la nota, la apro qua, allora ho questo accento, invece la chiudo e l'accento mi si sposta da un'altra parte. È una cosa che uno ascolta e poi sceglie quella che più ti piace, insomma. E la stessa cosa per il TB, che non viene più interpretato da una scatoletta, ma riceve direttamente l'impulso di sync da una uscita audio come quella. Allora, quello che fa tutti questi giochetti è un plugin che si chiama Silent Way e che questo gira su Windows, però c'è un suo controparte anche per Mac. E vediamo,
questo si può chiudere un momento, anche se tiene qua, perché mi deve un po' che qui è un po' tutto accrocchiato, non è facilissimo. Aspetta, spengo questo un momento. Cioè, in pratica, quello che voglio illustrare è il fatto che queste macchine analogiche possono essere usate in modo proficuo anche in una situazione di produzione moderna, capito? Anzi, in questo momento anche vanno di moda per certi tipi di musica, magari non per la techno più pura, però per questa electro. Con delle contaminazioni etno che si sente in giro, insomma, questo si sente parecchie macchine analogiche in questa musica qua. Perché? Perché comunque il suono analogico ha questa caratteristica che, benché sia completamente sintetico e quindi che l'organismo lo percepisce come qualcosa di sintetico, però allo stesso tempo è percepito come reale, come qualcosa che ha un'esistenza reale, come uno strumento, capito? Come suona una chitarra, suona un synth. Un suono sintetico però esiste in qualche modo, non so perché dà questa sensazione. Il suono digitale spesso dà una sensazione straniante, cioè nel senso sì, vieni coinvolto, il tuo cervello viene coinvolto dal fatto che c'è una melodia, dal fatto che che c'è una struttura sonora, eccetera. Però questa qualità di realismo spesso non si trova nel suono completamente digitale. Per questo è anche utile, pur lavorando in digitale, perché poi si lavora in digitale, cioè nel senso che poi alla fine si mixa in digitale e il suono può andare verso macchine analogiche e quando ritorna viene di nuovo comunque ricampionato in digitale. Ma la caratteristica di, per esempio, un qualunque macchinetta analogica che ha dentro di sé dei transistor, che ha una resistenza, che ha qualche cosa, come anche un preamplificatore, passandoci un segnale digitale e ricampionandolo sempre. Se il sistema è professionale, cioè se il campionamento è fatto a regola d'arte, tutte queste cose qua, però comunque un sistema moderno che sono tutti abbastanza di grande qualità, e riprendendolo il segnale in qualche modo è cambiato in qualcosa. La ragione per cui è cambiato è molto abbastanza difficile, perché si basa su questa latenza e c'hanno gli elettroni quando passano. E sembra che questa latenza, in qualche modo, che è una cosa di infinitesimamente piccola, diciamo, nel tempo, però in qualche modo riesce a riallineare il suono e a compattarlo, e quindi togliendo tante magagne del digitale. Questa cosa è stata provata e quindi è una cosa che io faccio anche di uscire dalla seconda scheda audio, entrare in un sommatore e poi riprendere il suono dal computer. Che sarebbe il Il sommatore? sommatore è questa scatola qua, in questo caso è autocostruita da Ludus Pinsky, che comprende 16 canali di ingresso e due uscite. I canali non vengono mixati, vengono proprio sommati, capito? Quindi non è che puoi fare dei volumi o dei pampot, no? Così come sono, vengono sommati ed escono. Lavorando per esempio con questi programmi come Logic, Cubase e anche Ableton, c'è il concerto di gruppo, no? Per esempio tu fai una batteria, fai tutti dei Charleston, delle cose così. E poi li raggruppi, queste cose le mandi tutti in un gruppo da cui escono stereo tutti insieme, in modo che se tu vuoi togliere il Charleston semplicemente abbassi quel gruppo lì invece di abbassare tutti i singoli strumenti, no? Il sommatore fa un po' lo stesso effetto, è come se tu mandassi dentro in un gruppo e anche il gruppo fa la stessa cosa, somma digitalmente, a meno che non ci applichi degli effetti, però se è così pulito com'è, senza effetti, si limita a sommare i segnali e li somma digitalmente, cioè numericamente e in modo esatto, capito? Assolutamente esatto. E quindi tutto quello anche
di magagne che ci può essere nel suono digitale viene esattamente sommato agli altri segnali. Quando passa dal sommatore, per questi fenomeni fisici abbastanza esotici che esistono, il segnale viene in qualche modo un pochino più compattato. Se poi uno lo passa anche da un compressore, da un bus compressor, in quel caso è un clone dell'SSL di Solid State Logic, è un plugin che si trova anche su insomma, della Wave, e il suono viene veramente molto più compattato e tutto. Quando arrivi al mix finale, senti effettivamente la differenza, perché i suoni che hanno un trattamento del genere, anche a livello basso, si continuano a sentire, capito? In qualche modo al loro interno hanno una compattezza, una ricchezza e continui a sentirli. Mentre certi suoni che da soli magari ti sparano perché hanno anche molto effetto, molte cose così, poi nel mix finale questi suoni o stanno davanti a tutti e sono prepotenti, allora ok. Ma se invece devono stare dietro, non hanno quella presenza, non hanno quel fascino, l'orecchio non viene attratto da queste cose qua. Ecco, questo succede. Ora, tirando su Cubase, ora Cubase, tanto Cubase Logic, cose c'è, alla fine sono tutti uguali questi Ableton, cioè dipende uno cosa è abituato a lavorare. Comunque tutti questi programmi hanno la possibilità di mandare fuori diverse uscite, ecco. E allora prendiamo questo test e adesso vi voglio mostrare questo plugin che manda questi synth analogici. Allora prendiamo questo, ecco, SH101. Questa è una parte scritta in MIDI, una cosa stupidissima, tanto per capire cosa può fare. E questo è l'ingresso dell'SH101 che rientra in un canale della scheda audio. Vabbè. Quando io faccio partire la cosa, questo praticamente è come se fosse un plugin, no? Questo SH101, ma in realtà quello che sta suonando è questo. Insomma, con tutte le possibilità di suono che c'è, questo è veramente molto semplice, capito? Allora, che cos'è che succede? Succede che questo plugin qua, che si chiama Voice Control, sta mandando questo segnale di CB gate all'SH101. E questo è un sistema in cui praticamente l'unica differenza fra avere un synth esterno che suona CB gate, quindi suona assolutamente piantato ed esatto, ed avere un plugin interno che anche quello suona esatto e piantato, praticamente non c'è, cioè c'è solo il fatto che la stanza è riempita di ferraglia, però a parte questo, altra differenza non c'è di questo. La differenza grossa è che a un certo punto questo SH andrà registrato, perché sennò viene perso, mentre un plugin te lo puoi portare anche fino a missaggio senza mai fare il rendering. Questo a un certo punto questo devi registrare. Però anche qui il discorso è che registrandolo ti può un po' sbizzarrire e quindi poi magari puoi trovare una parte che era veramente fantastica, che hai fatto per caso, perché tanto venga sempre per caso. Una cosa così. Da quest'altra parte c'è sempre un sistema di CV gate, anche questo è lo stesso plugin, però è settato diversamente. Devo dire che sia questo sistema qua, sia il suo analogo per il Mac, l'unico difetto che hanno è che all'inizio ci deve diventare un pochino grullo, cioè nel settaggio iniziale, va bene? Perché devono capire un attimo di cosa si tratta. Praticamente il programma deve capire
l'SH101 cosa gli serve di control voltage per raggiungere la nota giusta, quindi hanno una specie di feedback da cui capiscono come settare e lo fa automaticamente, però tutto questo all'inizio è un pochino palloso, diciamo. Una volta fatto è fatto per sempre, cioè ogni volta che lo apri è giusto così. E l'SH101 che vi ho fatto vedere è proprio il synth monofonico più semplice per eccellenza. Qua si va su un oggetto un pochino più sofisticato, che è questo Oberheim, che ha dei filtri particolari in cui la resonance è sempre intonata Senti, questo lo fanno anche i synth digitali, però lo fanno a scalini, capito? Questo lo fa in maniera fluida proprio, per dire che ha queste caratteristiche, cioè ha una presenza molto importante questo synth. Ovviamente, come tutti i synth analogici, non è che sono tutte rose e fiori. Cioè, il suo difetto è che spesso sulle onde dente di sega, bene. Mentre sulle quadre, diciamo, la sua fase mono è abbastanza giusta, sulle dente di sega tende a andare o in basso o in alto. In pratica si viene con una scissa così, il suono va solo un pochino sotto e tutto sopra, va bene. Questo cosa succede? Succede dal punto di vista audio, occupa lo stesso spazio di un suono che è grande sia sopra che sotto, di un'onda che fa tutta la cosa pari, e però suona la metà, capito? Cioè quello è il punto. Quindi spesso una combinazione, per esempio, fra onde quadre, onde dente di sega, questo qui può dare origine a delle forme che hanno un offset molto spostato in sopra o sotto. A quel punto bisogna usare dei compressori, bisogna, capito, lavorare, cioè non sono tracce, sono tracce che si imbizzarriscono, cioè sono suoni che comunque vanno sempre controllati, anche se a te questo suono ti può sembrare in qualche modo sempre uguale. Se poi dopo lo vai a leggere quando è registrato, c'è dei picchi inesplicabili, capito, delle cose così. Quindi sono suoni che vanno lavorati, compressi e tutto. Però detto questo, cioè la qualità, capito, sonora e tutto, la pasta, cioè inimitabile di queste cose. Però detto questo, uno non è obbligato a vendere la mamma per comprarsi l'Oberheim. Basta conoscere qualcuno che ce l'ha, vai lì, registri, e lo puoi registrare, te ne torni a casa e continui la produzione. Io facevo così. Oppure me le facevo prestare, per esempio molti di questi strumenti io li avevo avuti in prestito nei primi anni 80. Li usavo nello studio, registravo, poi li riportavo. Andava bene così, cioè non ho mai avuto la malia della collezione. Poi piano piano ho visto come poi mi sono anche arrivati, diciamo, in qualche modo. Cioè il piantamento di questa roba lo si può sentire anche, capito, una cosa così, anche. Oh, vediamo il bass line. Allora, il bass line che ho ricollegato è sempre fra questi synth virtuali, fra questi plugin. Anche questo va fatto partire. Allora, il TB adesso sta andando a tempo su questa cosa ed è pilotato da questo plugin qua, che decide praticamente che fa uscire da una parte un'onda quadra, che è il clock che gli serve al bass line, e dall'altra parte lo start stop. Anche questo naturalmente quando parte, però in questo caso per esempio lui mi aspetta
la seconda traccia, mentre nell'altro sistema, sistema con la scatolina e tutto, se io interrompo e riparto, il bass line è fuori, perché non aspetta l'inizio del bar, capito? Riparte subito. Per esempio anche nel live, io a un certo punto, alla fine del brano, io devo stoppare, perché se passo al volo a quell'altro, il bass line è fuori, insomma, non ce la fa a seguire. Invece con questo sistema il bass line è sempre agganciato. Allora, la particolarità di questo modo di pilotare il bass line è che questo bass line non è midizzato, va bene? E quindi riceve semplicemente il suo sync audio. E all'epoca era impossibile, per esempio, riuscire a dare lo swing sul bass line. Soltanto con la 909 la Roland ha introdotto la possibilità di fare lo shuffle, no? Cioè di far sì che i sedicesimi pari di una misura venissero spostati un po' in avanti, in modo che l'andamento fosse sempre una scansione elettronica, perché quelli dispari sono esattamente sul tempo, però dare questo senso di swing. E qui io gli ho dato un certo swing, siamo a 53, ne posso dare di più. Allora, un bass line che va swing così, in analogico non si era mai sentito, cioè, c'è voluto questo plugin per poterlo fare. Ed effettivamente è una cosa molto bella, ora chiaramente in questo modo è esagerato, ma una puntina di swing è una cosa che secondo me va data sempre un po' alle ritmiche, a meno che uno non faccia proprio dell'afro, quella che è tutta pari, eccetera, però in quasi tutta la musica secondo me aggiunge un pochino di sale, magari non in tutti gli strumenti, il basso può anche non averlo, però per esempio il rullante, se fa degli accenti, il charleston soprattutto, è molto meglio se viene swingato. Stavo dicendo di questo problema che c'ha il TB, vediamo, mettendolo in registrazione. Adesso l'ho settato sulla dente di sega, va bene, che è la tipica forma d'onda della Acid, di queste cose qua. Prima si stava sentendo invece la quadra, va bene, che io ho sempre usato, insomma, diciamo, fa parte del mio suono, va bene. Nella Acid invece l'ho usata, questa cosa è un po' più ignorante, va bene. Proviamo a registrarla questa cosa. Vedi? Dove vai? Fermati. Fermati, aiuto. Troppi aggeggi sotto mano. Allora, questo va qua, ecco. Vi volevo far vedere appunto questo problema. È un problema, se faccio la parte, lo vediamo meglio qua. Questa è un po', diciamo, una cosa a cui uno deve sempre fare attenzione quando ottieni una forma d'onda così, c'è il pericolo, anche se sembra molto aggressiva, c'è una cosa veramente che spara, no? Specialmente a volte delle casse della 909 hanno una punta molto spostata verso il basso o verso l'alto, che ovviamente gli dà la sua caratteristica bella, infatti era una cosa molto apprezzata negli anni 90, però in una produzione moderna ti ritrovi una cassa che o la comprimi in maniera esagerata per riportarla allo stesso aspetto, capito? Per esempio, se io su questa traccia qua, vediamo, portiamola qui, e un pezzettino, semplicemente, e G. Thank you.
Scusa, sempre P1, vai. Però dagli anche un lupettino, per favore. Adesso, visto magari la passo da un plugin, mi potrebbe essere questo home, che è un limiter. Io qui, se voglio togliere quell'effetto lì, ci devo andare proprio molto, in maniera molto tosta. Adesso me l'ha messo così. Successo poco, vedi, ha solo tagliato un pezzettino in fondo, nonostante tutta quella compressione. Quindi, insomma, ha usato della roba veramente tosta, insomma, con le onde quadre e le onde quadre modulate anche, questa cosa succede meno. A volte uno può provare a mischiare delle onde quadre con delle dente di sega per attenuare questa cosa. Allora, veniamo al discorso del sommatore, diciamo. Quando io a un certo punto ho deciso una traccia, questa traccia qua, la posso mandare a un'uscita, eccola qua, e ups, non so cosa succede, deve essere piantato qua Sembra qualche stia cosa. facendo tipo rescan, Eh? sembra stia facendo rescan qualcosa. Allora, da questa qua io lo mando a dei gruppi, va bene, che ho presettato. Ah, lo sai perché facevo questa cosa? Perché con la mano pigiavo. E quindi pigliavo un comando, chissà che Ah, vedi, ma sì, cosa. il primo tasto forse. Sembrava caricasse, invece era il tasto che andava. Allora, adesso lo mando in questo gruppo che si chiama LUD 1-2, perché LUD Zoom è il nome di questo, cioè LUD Spinski, insomma, in pratica. E da qua, praticamente, questo che gli ho mandato, questo. Poi, dopodiché, apro una traccia audio che mi prende quello che torna dal mixer, cioè un LUD stereo.
ingressi, eccolo qua, non sono stereo in, poi la metto in ascolto, mi sono un attimo distratto. Allora, questa è una traccia, per favore. Ah, eccola qua la traccia. La traccia era questa. Vabbè, la metto così. Eccola qua. Adesso questa cosa sta passando da questo sommatore. Bene. E poi viene ripresa su questa traccia qua. Ora da qua posso controllare, per esempio, il... Così tengo la botta. Anche in questo caso è come se fosse un plugin interno, capito? Però in questo modo lo mando al sommatore. Se io a un certo punto posso decidere di mandare al sommatore tutte le tracce per mixare. In questo modo ottengo un missaggio che è effettivamente analogico, capito? Chiaramente non ho... sì, ottengo anche un total recall, l'unica cosa magari se lavoro con il compressore mi devo ricordare come l'ho settato, ma non è necessario perché poi alla fine la compressione sul master la si fa meglio in mastering, capito? E quindi anche semplicemente sommare le tracce su un sommatore analogico è una cosa... Ora, qui sto parlando di cose che sono un po' costose, cioè un sommatore analogico è un aggeggio un po' costoso e quando uno fa uno studio non è la prima cosa che ti viene in mente di fare, insomma, diciamo, però se invece poi uno, diciamo, andando avanti, è inutile per esempio accumulare, come qualcuno che conosco, 500 sintetizzatori di marche diverse, capito? O 500 effetti, cose, perché alla fine di sintesi te ne basta uno se veramente, cioè, ci sai un po' lavorare, capito? E mentre invece un aggeggio come un sommatore o anche una cosa stupidissima, per esempio, prendi questo... ora prendo io questa cassa, non è adatta, però questa la mando a un... per esempio la mando allo Space Echo, che è questa macchinetta qua. E poi anche qua la devo riprendere. E qui ce l'ho già. Eccola qua. Vabbè, la cassa non è proprio la cosa più indicata da mandare in un eco, però... una volta si trovavano così a tempo i delay, diciamo. A questo punto se ho trovato il tempo su qui lo posso applicare su altri strumenti e c'ho un tempo che c'ho, insomma. E poi chiaramente non è esatto al millisecondo come uno digitale, però è anche il suo bello, capito? C'è un po' un minimo di sfasamento, l'orecchio è un po' attirato da questi anche difetti, no? del suono, che quando è tutto perfetto. O è la nonna di Beethoven, allora ok, se no, capito? Cioè...
Una cosa che mi dispiace è che venga registrata questa musica così stupida. Ma...